Se il tuo marchio vende beni o prodotti fisici, prima o poi toccherà anche a te. Dovrai occuparti della logistica, ovvero di tutto ciò che concerne il trasporto di questi beni verso il cliente che li ha ordinati, con l'obiettivo di farlo nel minor tempo possibile e al costo più conveniente possibile. Sì, perché oggi più che mai la consegna dei prodotti ordinati e la movimentazione e stoccaggio delle merci possono diventare il tuo più grande vantaggio competitivo, come accade per certi servizi Amazon, oppure generare grandi malcontenti quando non riesci a rispettare le aspettative del cliente. Anche perché oggi, a causa della sofisticazione raggiunta dai clienti stessi, fare logistica bene significa essere in grado di comprendere e gestire problemi estremamente complessi relativi a molti ambiti diversi tra loro. Ambiti come l'approvvigionamento e lo stoccaggio delle materie prime, la personalizzazione degli ordini, la necessità di informare il cliente sullo stato degli ordini in tempo reale, l'assistenza post vendita, la gestione del magazzino, i tempi di delivery, i costi di imballaggio, l'ingombro, la tassazione e molti altri ancora. Ovviamente tutte queste complessità si traducono poi in una serie di opzioni che l'imprenditore ha a disposizione quando organizza la logistica per il proprio brand o quando sceglie un servizio in outsourcing. Opzioni su cui l'imprenditore deve per forza prendere decisioni. Il problema però è che troppo spesso queste decisioni, proprio per il fatto di non comprendere a fondo le basi della logistica, vengono prese senza una piena consapevolezza di cosa si stia facendo. E questo porta a commettere gravi errori, soprattutto nella stima dei costi e nella qualità del servizio reso al cliente finale. Errori che poi, naturalmente, possono portare a ricadute negative su business plan, carriera e reputazione del marchio. Ecco, proprio per colmare almeno una parte di questo gap informativo e mettere un imprenditore o un manager nelle condizioni di poter valutare con cognizione di causa quali decisioni sia opportuno prendere per la propria logistica, abbiamo chiesto aiuto al dottor Maurizio Crivellari, già direttore generale operation per la logistica mondiale dei marchi Gucci. Il dottor Crivellari ha in seguito fondato Quickly, realtà che in pochi anni è arrivata a superare i 200 dipendenti e che si occupa proprio di logistica nel senso più moderno e completo del termine. Ecco perché nel corso di oggi il dottor Crivellari ti spiegherà non solo le competenze fondamentali relative al vasto mondo della logistica, ma anche tutta una serie di segreti del mestiere e best practice che possono aiutarti nella tua logistica o nella scelta di un fornitore esterno. Ad esempio, stai per scoprire cos'è la logistica, di cosa si occupa e come renderla un punto di forza del tuo brand con tanto di viaggio all'interno dei reparti di un'azienda di logistica per vedere con i tuoi occhi come funziona. I termini che devi conoscere per comprendere non solo il funzionamento della logistica di oggi, ma addirittura i contratti che potresti stipulare con i vari fornitori di servizio. Quali sono i KPI della logistica, come tenerli monitorati e quali sono i valori medi sotto i quali non dovresti mai scendere in termini di qualità e velocità, soprattutto con un fornitore esterno. Best practice della logistica, come rendere un servizio di logistica di cui l'azienda possa veramente andare fiera. Come capire se è il momento di delegare a terzi la logistica o se conviene ancora gestirla in casa, con tanto di domande chiave da farsi in azienda. Gli errori da evitare quando si parla di logistica e perché senza questo corso probabilmente li commetteresti anche tu. Il delicato tema della logistica relativamente ad integrazione digitale e di e-commerce e perché non puoi fare a meno di ignorarlo, anche se vendi prodotti B2B. Una prospettiva sul futuro della logistica nei prossimi anni e molto, molto altro. Insomma, alla fine di questo corso, se ti occupi in prima persona di logistica, saprai in che direzione ottimizzare il tuo lavoro per rendere la tua logistica più efficiente. Se invece stai pensando di scegliere un partner di logistica esterno, conoscerai i trucchi e le best practice per scegliere quello più adatto alle tue esigenze e ricevere veramente il servizio perfetto per te. Sei pronto dunque a prendere decisioni più efficaci nell'ambito della logistica? Seguici allora, iniziamo subito!